Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, oggi andiamo a commentare la partita Bari-Pisa al San Nicola, voltasi oggi alle ore 14. Allora, che dire, primo tempo dove il Pisa è andato in vantaggio subito con Calabresi, bene, perché un primo tempo, primi 20 minuti, insomma, un Pisa, diciamo così, è sceso col piglio giusto, quindi la mentalità giusta, eccetera, eccetera, no? Dopodiché il Bari, insomma, ha preso un po' di coraggio, si è visto in qualche occasione, però alla fine un primo tempo, io direi, appannaggio del Pisa, insomma, anche perché sul finale Pisa è andato vicino al raddoppio. Ma io ho detto, vabbè, se è così, magari riusciamo, insomma, a portare a casa tre punti e a chiudere definitivamente il discorso salvezza, che ormai siamo a 44 e io credo che, meno che non succeda chissà quale cataclisma, noi come salvezza, diciamo così, siamo a posto, punto, due punti, insomma, mancano quattro partite alla fine del campionato, io credo che ormai per quanto riguarda il discorso salvezza siamo a posto. Nel secondo tempo la musica è cambiata. La musica è cambiata totalmente. Pisa spento, Pisa morto. Un Pisa che ha fatto risorgere una squadra che, Bari, viene fuori da una serie di sconfitte. E Pisa ovviamente ha dato brio, no? Al Bari ha dato brio. E quindi Calabresi, autore della rete, quindi la prende di mano, braccio largo, rigore netto, secondo me, senza nulla togliere. E quindi il Bari va a pareggiare questa partita. Poi nello scorrere sono stati due, tre, insomma, anche quattro interventi da parte di Nicolas che, diciamo così, ha salvato questa squadra dalla capitolazione. Perché questo è il discorso, no? Nel secondo tempo abbiamo fatto un tiro, uno forse. Andiamo a vedere poi il discorso singoli. Adesso andiamo a vedere il discorso singoli e poi un discorso a più ampio raggio per quanto riguarda questo predestinato, che ormai, come ho detto una volta scorsa, ce lo portiamo dietro, ce lo trasciniamo dietro come una palla al piede. È una palla al piede per questo Pisa. E ormai mancano quattro partite, la società ormai, cioè, ci mancherebbe altro se questo rimane saldo alla panchina, no? Una volta si dice io non mi schiodo, questo è il discorso, e lui non si schioda e non lo schiodano di lì. Nicolas 7,5, bravo, perché alla fine io direi un Bari Nicolas 1-1, quindi un Nicolas che ha fatto vedere di che pasta è fatto, bene, è tornato Nicolas, il nostro Nicolas di sempre, quindi 7,5. Calabresi io darei un 6, ma perché? Perché ha portato, è vero, in vantaggio il Pisa, dopodiché è stato autore, insomma, del rigore, poi dopo trasformato. Dall'85esimo Beruato, ovviamente, senza voto, perché ha giocato minuti così, ecco, poi giusto per corollario, diciamo, i cambi non hanno detto niente. Caracciolo 6, va in sofferenza oggi Caracciolo, in avvio di ripresa Caracciolo oggi va in sofferenza, questo è quanto. Hermanson 6, bravo, perché fino, io direi anche un 6,5 a Hermanson, perché alla fine, se non si faceva male, aveva trovato oggi, secondo me, una prova più che positiva. Poi dal 70esimo Canestrelli diamogli 6, ma va in sofferenza anche lui. Barbieri 6, partecipa attivamente alla, diciamo così, all'azione del provvisorio 0-1 per noi. Poi manca un po' di lucidità di grinta nel finale. Marin 6, classico lavoro tutto campo, quindi un Marin che, come ho detto l'altra volta e lo confermo, va bene così. Steves 6, bene, forse gli manca un po' di continuità fra, diciamo, primo e secondo tempo, poi è stato sostituito da Veloso 5.
Veloso 5. 5 a Veloso. Per essere diciamo così, insomma, per volere di bene. D'Alessandro non mi è piaciuto niente oggi, ma niente, 5 e mezzo gli darei, ma talento di categoria, questo ragazzo, talento di categoria, ma oggi è in ombra, non va bene, parte bene, ma poi si spegne, e vabbè, niente, va bene così. Arena 6 e mezzo, Arena 6 e mezzo, abbiamo ritrovato la nostra Arena, anche se in un paio di occasioni fa due errori grossolani, ma alla fine ci sta dentro, però partecipa attivamente alle azioni e quindi di conseguenza si fa vedere, si affaccia spesso e volentieri nell'area del Bari nel primo tempo. Nel secondo tempo le palle che sono arrivate, diciamo così, davanti si contano col contagocce, una o due forse, quindi niente, va bene così. Al 70esimo entra Matteo Tramoni, 6, ma anche lui giustamente, la squadra non si trovava più, non c'era più, insomma, non c'era più, mancava, diciamo, quel pizzico di volontà di passare la metà campo nostra e di affacciarsi all'area del Bari. Valotti 5. Valotti oggi brutta partita per lui, dispiace dirlo, ma poi rischia su alcuni passaggi, veramente, cioè sono stati veramente passaggi in orizzontale che potevano veramente far male a noi, perché intercettati spesso e volentieri, ma insomma una partita anche per Valotti oggi insufficiente. Al 79esimo Touré, che dire, senza voto, perché lasciamo perdere. Moreo 5, si mangia il gol davanti alla porta, come al solito non è una punta e lui insiste a metterlo di punta, non è una punta, quindi noi abbiamo giocato praticamente senza, non si gioca senza le punte, perché questo è, noi giochiamo senza le punte, poi non abbiamo quel insomma, questa squadra. Allora, Alberto Aquilani 4, perché da salvare c'è oggi solo il punto e forse l'approccio iniziale, ma la squadra è un'eterna incompiuta, ok? Un po' perché, vabbè, i giocatori, abbiamo avuto le assenze, eccetera, e poi è un vorrei ma non posso, perché quando si va a mettere in campo la squadra, si va a mettere Moreo di punta, mettiamo Moreo, è tutto il campionato che è così, poi abbiamo visto dall'inquadratura su DAZN, perché io non sono potuto andare a Bari, allora inquadratura di DAZN, se avete visto, cosa ha fatto vedere uno Stefano Stefanelli sbracato sul seggiolino, un presidente così, con lo sguardo, non lo so, questo è quanto, questa è la situazione. Va bene, salvi, siamo salvi, la categoria è salva, va bene così. Certo è che se qua non si pone rimedio a questa formazione, a questa squadra, e soprattutto a chi allena questa squadra, io la vedo un'eterna Serie B, nella speranza di mantenere sempre la categoria. Questo è il discorso, poi insomma uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, eccetera, eccetera. Vi ricordo che stasera andrà in onda il terzo tempo con Matteo. Faremo il terzo tempo stasera, quindi tutti presenti al terzo tempo, perché andremo a valutare per meglio questa situazione. E quindi mi raccomando, partecipate numerosi. Va bene, io per questo video mi fermo qua perché non ho altro da dire. E ci vediamo stasera al terzo tempo con voi, che insomma, con i commenti, eccetera, eccetera, andremo tutti insieme, insomma, ognuno dirà la sua, a valutare quello che è stato oggi la partita e queste ultime quattro partite, come saranno e come non saranno, e poi magari alla fine faremo tutti insieme un resoconto di quello che è stata la stagione quest'anno. Va bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, io mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate, perché i vostri commenti sono preziosi. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A stasera!